dal punto di vista della squisita pragmatica politica, in contrapposizione all'idealismo salviniano, non è un rischio, cioè non ci potremmo trovare in difficoltà. Non ci vorrebbe invece, almeno all'inizio, un Salvini, un unico Salvini anche qui al sud? Ma intanto grazie per la domanda, perché effettivamente è molto articolata ma molto tecnica. E intanto noi abbiamo deciso di essere diversi dagli altri, e per rimarcare questa diversità abbiamo scelto un percorso complesso, e come tutte le cose complesse ci ritroveremo sicuramente a dover affrontare una serie di criticità. Avere un leader unico al momento non è nelle nostre corde. Chiaro che ci sarà un solo candidato a presidente, e quel candidato sarà espressione di tutta la CMI, questo è poco ma sicuro. Alle spalle noi siamo un movimento orizzontale, non siamo un movimento verticistico, e questa è un'altra diversità, un'altra cosa che ci distingue dalla vecchia partitocrazia, ma soprattutto dalla vecchia politica. Per cui un movimento orizzontale deve avere il coraggio di affrontare quella che è appunto la difficoltà di una campagna elettorale all'ultimo sangue, come quella che si combatterà in campagna. Reazione ai movimenti di base, il senso dell'incontro di stamattina: noi siamo il terremoto, ma voi siete anche la Federazione dei Movimenti di Base. Noi siamo Federazione Movimenti Base sicuramente, quello di stamattina è un congresso straordinario dove Federazione Movimenti Base è pronta a mettere la propria bandiera nel cassetto, certamente non strapparla ma metterla nel cassetto, e confluire in un soggetto molto più ampio che è il CMI, che accoglierà tutti, come abbiamo detto anche nel corso del congresso, tutti i movimenti di ispirazione meridionalista. Siamo il terremoto, il tema scottante, perché c'è bisogno di un terremoto politico all'interno di una regione come la nostra, che è una regione complessa, disarticolata anche sotto l'aspetto politico, purtroppo. Lo stiamo vivendo in queste ore. Qualcuno dice che sarà Caldoro. Io sono convinto che non sarà Caldoro il candidato del centrodestra, perché quando 6 mesi prima si fa il nome di un candidato lo si sta bruciando. Per cui io sono convinto che sarà una figura diversa, molto probabilmente. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, sarà un candidato della Lega e sarà un giovane. Credo, poi posso anche sbagliarmi, noi non ci interessa chi sarà il nostro avversario, con chi ci dovremo incontrare o scontrare. Di certo noi faremo la nostra campagna elettorale e la faremo sicuramente a testa alta. Federazione Movimenti Base sostiene la ricerca è importante, in questo caso stiamo parlando della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus con la dottoressa Margherita Lungo. La Fondazione Maria Guarino Amor ETS si sta interessando di ricerca e terapie croniche e oncologiche con ossigeno-zonoterapia, grazie ai medici volontari che gratuitamente prestano la loro professionalità. La ricerca su adenocarcinoma del pancreas, ossigeno ozono, cannabis e melatonina sta dando dei risultati straordinari che tra poco verranno pubblicati su riviste indicizzate grazie all'aiuto del professor Massimo Nabissi dell'Università di Camerino. Quest'anno dedicheremo una ricerca su glioblastoma multiforme che dedicheremo a Stefano e Rocco, due nostri guerrieri, con ossigeno ozono, cannabis e melatonina, in quanto dai dati clinici abbiamo già casi come la nostra Annalisa, che aveva una prognosi di 7 mesi di vita. Grazie all'ossigeno ozono, le terapie integrate, siamo a 43 mesi di negatività, quindi al di fuori di tutte le statistiche e di tutte date sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che dall'ospedale di riferimento, non solo è sopravvissuta, ma sono 43 mesi che è in assenza di malattia. Gino Giammarino, stamattina un momento importante di incontro, ma soprattutto anche rievocativo, perché è una data importante, quella del 23 novembre. Sì, è una data tellurica, purtroppo siamo a 39 anni dal sisma, dove niente si è mosso tranne la terra 39 anni fa. Il sud mi sembra però che non stia al palo, proprio in questi ultimi anni c'è un notevole fermento anche in chiave politica di rappresentanza, una grande richiesta geopolitica di rappresentanza del territorio alla quale siamo lieti di partecipare.